posso rubare solo 2 secondi sul derby domani? Sì, 1-2, Forza Milan. È un rinascimento italiano quello che È vedevo. una bella semifinale, sì. Ricordo al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta, però insomma è bello, insomma, se si ritorna in Europa a un derby di questo livello, con tutto il rispetto per l'Inter, ma io non posso dire, non riesco a non dire Forza Milan. Con l'augurio di vedersi a Istanbul. Speriamo. Ho tenuto nelle orecchie e nel cuore una canzone che vorrei cantare adesso insieme a voi. Comincio io. Ale! Tribù Rossonera, tribù di gente vera, buongiorno e buon 10 di maggio a tutti e a tutti. Oggi è una giornata unica, speciale davvero. Questo derby di Champions muove, rimuove tanto e sinceramente da ieri quando in diretta avevo sentito l'intervista che era stata fatta dalla giornalista di Canale 5 subito dopo Real Madrid Manchester City, finita 1-1, una partita molto equilibrata che adesso ovviamente vedremo cosa succederà al ritorno, però due grandissime squadre che si sono incontrate, davvero un bello spettacolo. Da ieri è stata una giornata molto particolare anche per me, perché sono un po' raffreddato, c'ho tosse, ho dormito malissimo stanotte, sarà anche la tensione molto probabilmente, adesso la sento in maniera molto forte, però le parole a fine partita di Carletto Ancelotti, che si ricorda, nonostante abbia fatto una semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City, lui si ricorda di dire sempre Forza Milan. Io sapete che sono una persona che mi va di ridere e scherzare, mi va di essere sempre una persona che cerca anche di ragionare su certe cose, però dentro sono una persona molto sensibile e questo fa capire cosa significa essere tifosi del Milan. Cosa che non capiscono gli pseudo milanisti, cosa vuol dire queste semplici frasi, questo attaccamento, questa passione, questo senso di appartenenza che c'è nel tifare questi colori. E quindi quando ieri Carletto ha detto questo mi sono commosso, perché fa capire che come i vari Gattuso, i vari Shevchenko, i vari Nesta, nonostante tanti anni, tornano sempre a San Siro e sono sempre lì a inneggiare i nostri ragazzi, è come se fosse una famiglia allargata. E questo non ce l'ha nessuna squadra. Possono cantare quello che vogliono gli altri, ma la passione che si ha nel tifare il Milan è qualcosa che non è normale, cioè è qualcosa che è una famiglia, siamo una famiglia. E mi spiace davvero che ci sono pseudo tifosi che salgono e scendono dal carro, che criticano sempre, che hanno sempre da ridire e non sentono questa passione, perché sono dei robot, non sono persone umane, non hanno sentimenti, e questo anche nella loro vita quotidiana rispecchia la stessa cosa. Questa sera c'è un derby che noi li abbiamo già vinti due, li abbiamo fatti fuori due volte dalla Champions, due volte su due. E oggi
è un'altra giornata di quelle dove potremmo fare la storia di questo club, il club più titolato al mondo, il club italiano con più titoli a livello mondiale. Noi siamo la storia, lo dice oggi la Gazzetta dello Sport, dove in prima pagina si vede Giroud e Lautaro Martinez baciando Champions ti bacio io. Storia e stelle, benvenuti al duello dei sogni, rossoneri con la spinta della tradizione, i nerazzurri sembrano più in forma e martedì ci sarà il ritorno. Per quanto riguarda Pioli ancora non si sa se ha delle notizie, perlomeno a quest'ora, 9:30 di mattina, per quanto riguarda Rafa Leao. Ovviamente il Milan farà le scelte ponderate insieme allo staff medico. È il giorno, è arrivato il giorno, l'atto 1 di questa semifinale di Champions che mette al centro prima di tutto Milano. Una stracittadina che ormai è tra le più famose al mondo, il manifesto di una Milano europea. L'Europa guarda Milano per l'ennesima volta e si assisterà a una sfida che richiama ai vecchi fasti quando ci scontravamo anche lì sempre per la Champions League. Ovviamente il fattore storia in questa semifinale non manca, Guardiola addirittura l'ha ribadito più volte facendo riferimento al Milan come un esempio della più grande squadra dopo il Real Madrid a livello europeo e mondiale, e che dice mancava il Milan già da tanti anni perché quella è casa nostra. E ci sono 14 Champions da una parte che sono quelle del Real Madrid con Manchester City, ma dall'altra ce ne sono 10, 7 nostre più 3 dell'Inter. L'Inter arriva meglio a questa, sicuramente a livello di forma, di risultati, a questo derby. Il Milan ha vinto sabato una partita importante contro la Lazio, quindi dimostrando che ci siamo ancora. Chi andrà ad Istanbul? Oggi è stata bella anche la prima pagina come entrata del Corriere dello Sport, Derby Istanbul. Giroud c'è, Leao ci prova, Lautaro in coppia con Dzeko. Tutto Juve Sport, Milan Inter da impazzire, Real City Show, che botti, una notte da leggenda su il QS, il quotidiano sportivo, e probabilmente l'unico dubbio realmente in questo momento per Stefano Pioli riguarda proprio Rafa Leao. La formazione ormai più che annunciata, con Maignan in porta, Calabria, Theo Hernandez ai laterali, in mezzo Chiaer Tomori, davanti alla difesa Krunic, Tonali, e dietro l'unica punta Giroud, da destra a sinistra si dovrebbero muovere Brahim Diaz, Bennacer e Selemakers. L'Inter dovrebbe rispondere col suo 3-5-2 con Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni sulla linea di difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Di Marco sulla linea di centrocampo, ovviamente con i due esterni Dumfries da una parte e Di Marco dall'altra, Dzeko, Lautaro come due punte lì a pungere. Oggi non lo so ragazzi se tirerò fuori altri video o fare altre cose, perché poi quello che ieri è saltato per via della rottura del cellulare dovrei riprenderlo oggi, questa intervista podcast che mi devono fare, appunto ve l'ho detto, per Voci d'Italia, che riguarda proprio un portale universitario, diciamo, quindi mi intervisteranno, sarà un'intervista di neanche 10 minuti. E poi la metterò ovviamente nel gruppo per gli abbonati al canale, potranno anche ascoltare questa intervista, la caricherò appena posso. Non so come andrà la giornata, vi dico la verità, perché c'è molta tensione, c'è molta attesa nello stesso tempo, quindi non lo so se farò altri video, se farò una breve live, vediamo come va la giornata. Vi devo dire la verità, oggi sono molto, poi ho dormito malissimo, ogni 2-3 ore mi svegliavo con una forte tosse, con raffreddore, c'è questa tensione, quindi oggi va come va, non lo so come andrà. L'unica cosa che mi va di dire sempre, come il nostro grande Re Carlo, sempre forza Milan, sempre forza Milan, ovunque e comunque. Ricordatevelo sempre. Buona giornata. In alto i cuori.
abbiamo la visione di qualcosa di bello. Cerchiamo di visualizzare qualcosa di bello. Buon derby a tutti.